ritroviamo con Rebecca Pasler alla vigilia del weekend di Anterselva, un weekend che Rebecca tu vivi sempre in modo particolare, no? Visto che eri una delle apripista, penso, immagino, anni e anni fa. Certo, ero sempre qua a vedere le gare, questa volta è già la seconda volta che posso partecipare e gareggiare qua, è sempre bello a casa. Allora, la domanda che tutti vogliono farti ovviamente è questa: come stai visto che sei stata costretta praticamente, hai perso il weekend di RuPolding? No, sto meglio adesso, mi sto preparando per le gare, speriamo che non torna più il problema e non so dove sono al momento, però mi godo questa atmosfera qua. Ecco, domani ci sarà veramente tanto pubblico, nei prossimi giorni ancora, ancora di più. Mi racconti un po' anche cosa provi nel gareggiare in casa davanti alla tua gente? Provo di fare il mio migliore e so che tutti i fans, la famiglia, tutti saranno qui a tifarmi. È un individuale che deve sparare bene, quindi speriamo bene. Senti, quando eri bambina e venivi qua a vedere le gare, immaginavi un giorno di passare dall'altra parte, di essere tu sul tracciato? Certo, sì, era sempre nel pensiero, però adesso sei qui e sai che puoi fare le gare, è bello. Senti, hai fatto una stagione un po' particolare, nel senso che hai fatto una buonissima stagione con dei tanti alti e qualche basso, no? Immagino tu voglia adesso seguire un po' anche la continuità. Certo, quello è sempre, però capita un giorno che non va e poi tipo se uno sprint non va bene non fai neanche il seguimento, quindi salta via tutto il weekend, però sto cercando di fare il mio meglio sempre. A me è dato l'idea anche che sei migliorata molto sugli sci rispetto alla passata stagione. Quanto è importante questa consapevolezza per te? Tanto, perché così vedi anche che puoi stare dietro agli altri. Cioè, è importante anche in ottica staffetta, certo. Poi. Senti, adesso obiettivo per il weekend di Anterselva? Obiettivo di fare l'individuale, di star bene, e poi se posso fare anche una staffetta sarei molto contenta. Eh beh sì, perché ci sono anche la mia gara, la single mix, quindi vediamo. E poi ci sarà la pausa premondiale. Ciao.